un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione. Allora, oggi siamo qui per assaggiare i nuovi fiocchi che sicuramente già starete vedendo da qui, si vede vicino a me. Oggi andremo ad assaggiare i nuovi fiocchi overnight. È una nuova uscita sul sito di All Supplement. Sono dei fiocchi senza glutine, quindi fantastico perché comunque è intollerante. Un chilo costa all'incirca sui 13 euro e niente. Allora, volevo dirvi un'altra cosa su questi fiocchi: non c'è il 10% classico di cashback, ma con il mio codice sconto Giulia010 avete un 10% immediato, quindi il classico, e il 15% di cashback che poi potete utilizzarlo nell'ordine successivo. Quindi in totale avete uno sconto del 25%. Questo 15% di cashback avviene solo sui marchi selezionati, tipo Keto Chef, Veri Avena, questo marchio qui, Delicious. Quindi voi aprite lo stesso info box, perché giù nell'info box vi lascio tutto e anche il link. Altrimenti su marchi non selezionati avete il 20% di sconto, quindi 10% immediato e 10% di cashback. Allora, io inizierei subito. No, raga, è troppo bellino perché qui davanti a me ho tutte le tazzine. Bello, veramente. Io all'incirca ho fatto 15 grammi, di fiocchi con 60 ml di acqua. La prima cosa che ho notato, a parte che gli odori, raga, sono la fine del mondo, e anche la consistenza, perché non è la classica consistenza che anche con il padellino antiaderente. Di solito mi succedeva spesso, a parte io quando faccio il porridge sto sempre là a girare, a controllare che non si attacca, di solito rimaneva proprio, o rimanevano i pezzi, oppure rimaneva tutto attaccato. Invece, raga, devo dire la verità, che con questi fiocchi, a parte perché i fiocchi sono piccolissimi, e hanno comunque, vedete, non sono solo fiocchi, c'è anche un po' di farina, quindi vi viene proprio una crema. Oltre che si vede anche il fiocco, vi viene proprio una crema. E infatti con il padellino antiaderente non si è attaccato, tutto bello compatto, mi è piaciuto tantissimo. Allora, io inizierei, se il primo gusto è quello col cucchiaino, quindi iniziamo dal gusto latte e biscotti. Io devo fare attenzione perché non ho attaccato le confezioni e pensate che il gusto cacao e nocciola l'ho aperto all'incontrare, quindi devo fare super attenzione dopo. Allora, questo qui è latte e biscotti. La prima sensazione è stata latte caldo, un bicchiere di latte caldo con le campagnole, ve lo giuro, ragà. Proprio di questo sa, non posso fare descrizione migliore perché è stata proprio la mia prima sensazione. Cioè, raga, veramente il gusto è spettacolare. E andiamo anche ad assaggiarlo, ovviamente. Ecco la tazzina. Vedete, ha questa consistenza bellissima, veramente molto molto bella. Assaggiamo. Poi sapete che a mio no, aspettate, ma questo, ma allora, aspettate, ok, pensavo che era l'arancia, vabbè. Allora, raga, comunque sapete che io non impazzisco per il porridge in generale. Tra porridge e pancake io preferisco pancake. Quindi io ovviamente quando le andrò a utilizzare le frullerò e farò i pancake, che secondo me verranno alla fine del mondo. Quindi questo è il porridge. Io sinceramente di solito lo faccio sempre con il latte, però questa volta non volevo alterare il sapore, quindi ho scelto proprio di farlo con l'acqua. Assaggiamo. Cioè, raga, proprio la consistenza è diversa, è morbidissima, non si sente. Tipo che spesso quando io facevo il porridge, per esempio, no, giusto per rendervi un po' l'idea, con i fiocchi di MG si sentiva proprio il fiocco, proprio sentiamo proprio lo spessore del fiocco. Invece questi qua sono talmente delicati che sembra proprio di mangiare una crema. No, comunque è buonissimo, e infatti sì. Sa di biscotti, però i biscotti mi sembrano un po' quei biscotti speziati. All'odore sembrava un po' le campagnole della Mulino Bianco e il latte. Però assaggiandolo, il biscotto è molto più marcato, però si sente anche un po', non lo so, di cannella, ma proprio, raga, pochissimo, veramente poco poco. Però devo dire la verità che è molto molto buono.
Buono, raga. Non vedo l'ora di frullare e farci pancake, perché secondo me con i pancake con un po' di crema al pistacchio sopra. Buonissimo, però se amate, io ad occhio già quando ho aperto le confezioni le prime sensazioni già ce le ho avute. E secondo me non mi sbaglierò sui gusti, che poi alla fine vi dirò quali per me sono validi, e per me questo al momento è molto molto valido, perché sinceramente rispecchia il gusto. Poi sono comunque fiocchi senza glutine. Il prezzo, raga, non è eccessivo, perché comunque è 1 chilo, e dovete considerare che sono dei fiocchi, non dei classici fiocchi, quindi aromatizzati, ma sono dei fiocchi aromatizzati senza glutine, quindi dovete fare anche questo paragone. Comunque, per me latte e biscotto super super promosso. Il secondo gusto che voglio provare è croissant. Io all'inizio pensavo, perché sinceramente, raga, non c'è scritto, perché dopo ho di nuovo visto il sito, ho rivisto il sito, ed è croissant a gusto arancia. È strano però che non è riportato, e raga, l'odore già non mi piace. Perché l'avete fatta all'arancia? Perché? Quindi vabbè, solito discorso, raga, non mi dilungo a dirvi le stesse cose. Vedete la consistenza com'è? Bella, veramente bella, solo che questo a me, già lo so che questo per me è un neo, perché proprio l'odore non mi piace, sa proprio allora, se vi piace l'arancia, però questo lo sapete che sembra l'arancia dei Bolero, non lo so, di quando, oppure di uno sciroppo, non lo so. Infatti, sì, raga, scusatemi, ma ho trovato un pezzettino. Ci sono anche i pezzi di arancia, tipo la scorzetta. Buono, ma trovo che questo gusto arancia è troppo chimico. Non lo so, raga, mi ricorda troppo il Bolero proprio all'arancia. È un gusto molto stucchevole. E già, se vi paragono latte e biscotto, e croissant, io vi dico latte e biscotto, perché croissant no, per me è bocciato. Sa troppo di chimico, di questo sciroppo, che poi dopo anche un po' di dentifricio. No, assolutamente no. Croissant bocciato. Perché l'avete fatto all'arancia? Perché? Vabbè. Allora, andiamo con il terzo gusto, sono quattro in totale. Non mi deludere. Mettiamoci il cucchiaino. Allora, crema pasticcera. Allora, ragazzi, ci tengo tantissimo a questo gusto. L'odore è molto neutro, non si sente di niente. Cioè, sembra dei fiocchi classici d'avena. Non si sente niente di particolare, proprio che a primo impatto, wow, no, non ho detto wow, al primo impatto. Assaggiamo. Classica cosa. Sa di dolce. Che si è poco messo. Si sente anche in lontananza il limone. Però non è quel gusto forte di limone, come tipo arancia. Arancia si sente subito, ma proprio l'odore già si sente. Questo è molto dedicato, proprio infatti anche quando abbiamo comunque sentito l'odore, era molto neutro, molto molto delicato. Non lo so, cioè, mi aspettavo qualcosa in più, sono sincera. Perché comunque la consistenza è buona. Il sapore non sa di crema pasticcera. Cioè, è molto un sapore neutro con quest'aroma, ma proprio, raga, è non marcato di limone. È proprio talmente delicato che quasi non si sente.
Quindi non lo so, sinceramente un po' delusa. Vi ripeto, sicuramente forse con un pancake frullato, secondo me valorizza di più il tipo comunque di fiocco, perché non lo so, così lo vedo abbastanza sciupito, abbastanza non lo so. Perciò raga, io ho voluto farlo con sicuramente quel latte che dava anche quella marcia in più, però no raga, bisogna farle con l'acqua perché bisogna capire proprio il vero gusto. Per il momento tra i tre ho quello che più rispecchia il sapore e che per me è il più buono è latte e biscotti. Poi se amate anche queste cose un po' più forti, tipo come arancia, allora vi dico anche croissant. Però per il momento, tra tutti e tre, quello che ne vale davvero la pena di spendere 13 euro spesi bene, per il momento è solo per me latte e biscotti. Andiamo ad assaggiare l'ultimo gusto, che poi è quello che ho aperto all'incontrario. Comunque, aspettate, cacao e nocciole. Anche il solito discorso, si sente l'odore proprio di cacao e cioccolato e nocciola, scusatemi. Eccolo qua. Ed è infatti ancora caldo perché è quello che ho fatto da poco, l'ultimo. No, raga, comunque io ripeto, la consistenza è bellissima. Questo è cioccolatoso proprio. Però, visto che c'è il cacao, sembra di mangiare o di bere. Vabbè. Sembra il ciobarro, però quello al cioccolato fondente. Cioè, raga, ve lo giuro, perché c'è una giusta combinazione tra amaro e dolce. No, veramente, si sposa da Dio. Questo è buonissimo. Troppo buono. Si sente proprio quell'amaro, però raga non è, allo stesso tempo si sposa col dolce, veramente non è quel gusto talmente zucchero, dice vabbè, classico gusto nocciola, assolutamente no, super particolare. Wow, buono. Quindi, tra tutte e quattro, per me, faccio la mia classifica. Primo posto sicuramente va cacao e nocciola, perché tra tutti e quattro è quello più particolare. Ed è quello che al 100% rispecchia il gusto proprio, è quello proprio in assoluto. Secondo posto, latte e biscotti, che all'inizio, a primo impatto, vi fa sognare, però poi dopo non sentite quel sapore, sì, sentite quel sapore di latte e biscotto, però quel biscotto un po', non lo so, un po' speziato, però devo dire che è molto buono. Terzo posto, ovviamente, allora, ve lo faccio prima a mio gusto personale, quindi poi crema pasticcera e ultimo posto croissant. Però se vi dovessi fare una classifica proprio che i fiocchi che rispecchiano il gusto, allora io vi metto primo posto cacao e nocciola perché proprio al 100%, un altro che rispecchia molto il gusto anche se a me non è piaciuto proprio per questa cosa un po' troppo chimica, e comunque croissant e arancia, perché è vero che a me non è piaciuto, però raga, non posso dire che non rispecchia il gusto, perché anzi rispecchia il gusto anche fin troppo. Terzo posto latte e biscotto e quarto posto crema pasticcera. Quindi vi ho detto anche secondo me e anche quelli là proprio che rispecchiano il gusto, perché crema pasticcera è buono, però raga, niente di eclatante, sinceramente è quello che mi ha deluso, anche lui mi ha deluso perché non lo so, mi aspettavo qualcosa in più, non mi aspettavo chissà cosa, ma almeno un po' di aspettativa, ma vabbè. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!